Allora, ribongiorno a tutti. Lunedì mattina non si può mai escludere, se nessuno di noi ha sbagliato aula, dovrebbe essere la prima lezione di un corso che si chiama Tecniche di programmazione, che ci terrà compagnia, ci terremo reciprocamente compagnia per i prossimi 10 crediti, no, di questo semestre. Passo come al solito la prima mezz'ora o giù di lì a raccontarvi un po' che cosa faremo, come sarà organizzata l'attività, eccetera, e anche presentarvi il team che ci accompagnerà in questo percorso, in questo lavoro. Allora, le informazioni essenziali, vabbè, oltre al fatto del corso, il codice, eccetera, che è solo per verificare che nessuno abbia sbagliato aula, l'avrete già visto probabilmente sul portale, il materiale, le informazioni, eccetera, tutto il materiale di riferimento, no, che useremo durante il corso sarà tutto sempre disponibile su quel sito che ha quell'indirizzo lungo sul server relight.polito.it e per cui ho creato anche un indirizzo abbreviato per i pigri di tastiera. E in questo corso saremo appunto tre persone che sono citate qui. Io sono Fulvio Corno, lui è Giovanni Squillero e lui è Marco Gaudesi. No? Essenzialmente io e Giovanni ci alterneremo tendenzialmente in aula, nella parte di lezioni e esercitazioni. Marco invece seguirà di più la parte di laboratorio, che è altrettanto se non di più importante di quella in aula. Dico tendenzialmente perché poi a volte ci scambieremo in funzione magari degli argomenti oppure degli impegni reciproci, quindi considerateci come un team che si divide, diciamo così, le varie attività. Ok, allora di cosa voglio parlarvi con questa introduzione? Sono questi quattro grossi punti. Cosa facciamo? Quindi di che cosa parliamo? Contenuti del corso, come lo organizziamo, supporti, materiali e poi qualche cenno, anche se è un po' prematuro, ma fa sempre bene cominciare a pensarci, all'esame. Avete appena finito la mazzata della sessione d'esame venerdì, si ricomincia già a parlare di esami, ma siamo qui per questo. Allora, contenuti. Ciao. Qual è l'obiettivo che ci siamo dati nel progettare questo corso? Dico progettare perché è il primo anno in cui si tiene, voi lo sapete, voi siete stati, come diciamo in gergo, la coorte, cioè l'insieme di studenti che ha iniziato in un certo anno, cavia, no, della 270. Quindi tutti i corsi che avete incontrato erano o dei bei ricicloni di quello che c'era nel 509, nell'ordinamento precedente, oppure corsi abbastanza nuovi. In questo secondo semestre, effettivamente, parlo soprattutto dal lato informatico, troverete due bei corsi nuovi, no, che sono il mio e quello del professor Lioi, che inizierà, diciamo, in queste ore anche esso, che saranno in parallelo in questo semestre. E entrambi i corsi sono stati riprogettati da zero, no? Proprio tenendo conto del vostro percorso, no, modificato nella 270. Quindi, da un lato abbiamo ragionato su come potesse essere più utile, no, investire questi 10 crediti, dall'altro è una sorta anche di scusa preventiva nel caso in cui ci fossero delle imperfezioni o insomma, qualche cosa che non va durante il corso, perché per la prima volta anche per noi, quindi non fatevi problemi a segnalarci delle cose che, o in termini di contenuti, di velocità, di trattamento dei contenuti, di organizzazione pratica, di laboratorio, eccetera, fateci sapere, no? Anche in corso d'opera come aggiustare il tiro. Allora, ragionando parecchi mesi fa, quando abbiamo cominciato a ragionare su questo corso, ci siamo chiesti un corso che fosse al termine della carriera di ingegnere gestionale, come si dice adesso, L8, sembra un po' un marchio di fabbrica, un numero di lotto, ma, che quindi ha una certa sovrapposizione o background con delle competenze di tipo ICT. Allora, un corso di fine laurea che si intitola Tecniche di programmazione, che cosa deve portare?
E io ho provato a riassumerlo in questi tre slogan. Il primo e più importante l'ho chiamato problem solving, cioè provare ad acquisire sia la capacità ma anche lo stimolo ad affrontare i problemi che incontrerete, lavorativi, usando lo strumento informatico. Che non vuol dire solo quando devo fare una somma apro Excel per fare la somma o per fare un grafico. Va bene, dove basta Excel, ben venga che ci sia già fatto e pronto un software che faccia ciò che mi serve. Ma dove invece è un problema più complesso da affrontare, mi viene voglia o ragiono, valuto tra le varie opportunità quella di risolverlo attraverso il software, scrivendo, costruendo o aiutandomi a far costruire un programma che affronti quel problema. Questo, per quel poco che capisco io di gestionale, è un po' un controaltare rispetto all'approccio che in molti corsi, appunto, più di tipo gestionale, avete incontrato, dove venivano proposti, presentati dei problemi, se ne studiava una versione semplificata, e di questa venivano presentate delle soluzioni a tavolino, no? A textbook. Io vedo molte delle tesi che discutete o che presentate, sono andare in azienda a vedere la situazione, applicare il metodo tal dei tali che ho studiato in tal libro. No? Perché non c'è nulla di male. È un approccio. L'approccio è quello di rifarsi a dei modelli noti e noti per funzionare bene. No? Cosiddette best practice. Va benissimo. Ma non è l'unico metodo. Perché ci sono alcuni contesti, magari sono minoritari, speriamo, in cui l'approccio standard non va bene, non mi dà il risultato ottimale, oppure sarebbe troppo lungo, complesso, oppure nel caso in cui mi trovo ad affrontare le ipotesi che stanno dietro al modello che ho studiato sui libri e le best practice non sono verificate. Purtroppo tante volte si trova un'applicazione magari di modelli che sono stati sviluppati voi negli Stati Uniti o altrove e applicati magari a una realtà locale che ha dei meccanismi di funzionamento molto diversi, no? Perché le persone sono fatte in modo diverso, la legislazione è fatta diversa, l'organizzazione del lavoro è diversa e quindi non è detto che poi proprio la soluzione sia ottima, infatti poi tante volte si fanno dei danni, no? Ma senza allargarci troppo, a me piacerebbe che alla fine di questo corso, quando trovate un problema di logistica, un problema di magazzino, un problema di ottimizzazione, un problema di ricerca, un problema di gestione dei flussi finanziari, o metteteci dentro la competenza che voi volete sviluppare nella vostra carriera di gestionali, vi venga anche in mente, caro, effettivamente qui dietro c'è un problema che può essere ottimizzato, può essere affrontato, e se lo risolvo via software ho la potenza di calcolo che mi permette di tener conto anche dei vincoli, delle complicazioni del mondo reale, che invece il modello, diciamo così, textbook, no? Teorico da libro di testo, non tiene in conto, ma giustamente perché deve dare un approccio generale. Quindi questo è un po' il vero obiettivo. Farvi apprezzare l'informatica come strumento per affrontare e risolvere i problemi che si incontrano. Il secondo è, nel far questo, cercare di farvi vedere sempre l'informatica come qualcosa di un pochino più, diciamo, moderno di quanto avete visto in alcuni dei corsi precedenti. Mettervi in grado di costruire anche dei programmini e delle applicazioni che non vi facciano vergognare di fronte all'amico, alla fidanzata o al cugino. Dice, ah, guarda che bel programma, sto facendo riferimento in particolare a quello che facevamo al primo anno, no? O che avete fatto al primo anno. Sì, impari a programmare, però alla fine non fai vedere nessuno, ti vergogni di quello che hai fatto, c'è una bella finestra nera in cui vengono delle scritte che non capisci bene, devi scrivere delle cose sulla linea di comando, sì, va bene, no? Dal punto di vista formativo è importante, però se pensiamo a questo come strumento per affrontare i problemi, diciamo così, quotidiani o di lavoro,
No? È un po' bruttino. Nel frattempo, no? Per fortuna, la tecnologia informatica è andata avanti e ci permette di costruire applicazioni anche un pochino più belline, un pochino più complete, un pochino più piacevoli, un pochino più interattive, no? Che magari accedano a dei dati leggendoli da un database e non da un file di testo formattato come c'è scritto su un foglio di carta, con 2000 semplificazioni. Che semplificazione, nel mondo reale non puoi semplificare, devi prendere i dati così come sono e prendi dalle basi dati in cui vivono, con un'interfaccia grafica che permetta anche di usare o interagire col software, no? Da parte di chi non l'ha costruito, di chi non lo conosce, non lo ama profondamente. E quindi dedicheremo una parte di questo, tutto sommato nel titolo del corso c'è scritto tecniche, no? E quindi impareremo anche delle tecniche, delle librerie, dei metodi di programmazione per rendere questo, per permettervi, no, di costruire software diciamo più moderno. E in questo, se vogliamo, va molto in parallelo rispetto a quello che farà Lioi nel suo corso, no? Dove lui lo affronterà dal punto di vista delle applicazioni web, usando il linguaggio PHP, che è un meccanismo di sviluppo di applicazioni, quello su internet, su web, che al giorno d'oggi è quello predominante, no? Qui lavoreremo ancora con applicazioni Java desktop, ma ci concentreremo più sulla parte, diciamo così, algoritmica, no? Però cercheremo di farlo usando gli strumenti del 2013, e non quelli del 1960. L'ultimo punto è quello di prendere, e su questo magari vi chiederò anche aiuto o suggerimenti, quello di prendere spunto negli esercizi non da problemi astratti, inventati, fittizi, no? Da tema d'esame, in un tema d'esame, in un esercizio che dai, alla fine descrivi un problema stupido, inutile, ma perché ci sta nelle due ore, perché gli serve per chiedere queste cose, per far emergere certe competenze. Ma durante lo sviluppo del corso invece abbiamo il lusso, no, di poterci allargare un pochino di più e fare qualche cosa che abbia anche una rilevanza pratica. Che vuol dire, io ho chiamato qua problemi reali o realistici, non sempre reali, perché un problema reale è troppo normalmente complesso per poter essere trattato in questo centinaio di ore. Però prendiamo spunto da cose reali. Quindi se nel vostro percorso, nei corsi precedenti, nelle tesine o nel tirocinio, magari avete sotto mano dei problemi, no? Che avete dovuto affrontare, con dei dati chiaramente, e beh, perché non usarli? No? Fateceli presente. Cerchiamo di inserirli nelle esercitazioni, perché da noi dal punto di vista algoritmico risolvere un problema inventato o un problema realistico è lo stesso, i principi sono gli stessi, però se è realistico chiaramente vi dà un pochino di più. In mancanza d'altro attingeremo all'enorme bacino dei giochini, giochetti, applicazioncine, eccetera, che nascondono tutte o molte di queste problemi di ottimizzazione anche non banali, no? Quindi esempi ne potremmo fare, che anche questi sono realistici, nel senso che è un dominio diverso da quello di fare gestionale, ma è comunque applicazioni che, diciamo, sono facili da capire, perché magari conosciamo già le regole, conosciamo già il contesto e ci possiamo concentrare sulla soluzione. Quindi questo è un pochino il tema dominante. Sotto queste tre grosse etichette ci sono dei contenuti, chiaramente. Quindi sotto problem solving cercheremo di spingere un pochino più in là la visione, la concezione del software che avete cominciato a conoscere nel corso di programmazione oggetti, e vedremo delle strutture dati più avanzate, che ci permetteranno di rappresentare delle realtà più complesse. Facendo un esempio molto semplice, nel corso di programmazione oggetti avete visto le strutture dati di tipo lineare, le liste, no? Per dire, le varie collection, quali sono le liste, insiemi. Non tutto il mondo ha una natura di tipo lineare, no? Pensate anche solo a un problema di logistica, l'ottimizzazione del percorso, del famoso commesso viaggiatore, no? Pensate ai problemi che avete visto a ricerca operativa. Là poi avete deviato, avete trattato in senso matematico, per cui in un certo senso vi siete un po' allontanati dalla capacità di risolverli, no? Li avete modellati con delle formule, ma poi dice, vabbè,
sto simplesso dove lo metto. Però quel tipo di problemi che hanno una rilevanza così reale non sono semplicemente rappresentabili mediante strutture dati lineari. Quindi dovremo imparare a gestire le strutture dati più complesse e capire quali algoritmi sono in grado di lavorarci sopra. E allora, qui ci sono alcuni cenni ad alcune di queste. Il che vuol dire rappresentare le informazioni, permettere di inserire e ricercarle, ma anche poi di trovare delle soluzioni nuove a qualche problema, ottimizzare, trovare la soluzione migliore, quindi parleremo di ricerca quando diremo ci serve una soluzione al problema, parleremo di ottimizzazione quando diremo ci serve la migliore soluzione a quel problema. Sono due cose completamente diverse. Questo è una, se vogliamo, una competenza di tipo algoritmico, algoritmi e strutture dati. In mezzo a tutto questo c'è una parola che è sempre più dimenticata, che è l'efficienza. Si sente in giro straparlare dicendo, ma i computer sono più veloci, sono sempre più veloci, quindi qualunque problema diventa risolubile, se non quest'anno, l'anno prossimo ci saranno i computer più veloci, si risolverà tutto. Io il codice lo posso scrivere anche in modo poco efficiente, tanto il computer è veloce. È vero per una classe di problemi. Per le classi di problemi la cui complessità, poi parleremo, definiremo bene come intendiamo con complessità, cresce linearmente con la dimensione del problema da affrontare. Allora, se è un problema grosso il doppio, il computer ci mette il doppio del tempo, aspetto un anno, la velocità del computer sarà raddoppiata e il problema è risolto. Ma quando ci sono dei problemi il cui tempo di esecuzione aumenta esponenzialmente con la dimensione del problema, l'esempio del commesso viaggiatore è uno di questi. Se ho 5 città e ne ho 15, il triplo di città non significa il triplo del tempo del numero di passaggi necessario, ma il cubo. Aumentano esponenzialmente con la dimensione del problema. Allora lì non c'è santo, non è sufficiente, è sempre benvenuta la potenza di calcolo, ma non è sufficiente ad affrontare dei problemi nuovi. La maggior parte dei problemi di ottimizzazione ricade in quella categoria. E quindi è importante riuscire a scrivere gli algoritmi furbi, efficienti, che cerchino di spremere al meglio la potenza di calcolo. Proveremo già la settimana prossima a avere qualche esperienza diretta. Questo per quanto riguarda il percorso problem solving, che è la parte più, se vogliamo, anche concettualmente o teoricamente più approfondita del corso. Non sono in sequenza questi tre pannelli, no? Sono intercalati, come potete capire. Dopodiché, il corso del real world software significa, diciamo così, apprendere delle tecniche. Principalmente sono due: tecniche per costruire interfacce grafiche in modo piacevole, non piacevole per chi le fa, ma piacevole per chi le guarda, e rapido, relativamente rapido, e un pochino più indolore di Swing. E si tratta di JavaFX, di cui cominceremo a parlare già oggi e domani, è il tema, diciamo così, dominante di questa settimana. E l'utilizzo delle basi dati, perché poi non esiste problema reale, soprattutto in campo gestionale, che non faccia riferimento a dei dati memorizzati in una base dati. Vabbè, poi prenderemo lo spunto per riuscire anche a conoscere meglio e a trovare delle librerie Java che ci aiutino a risolvere i problemi. In informatica, i problemi sono molto spesso ripetuti. Quindi dobbiamo anche imparare, nell'ottica dell'efficienza, nell'ottica di riuscire ad arrivare a un risultato in tempi ragionevoli, a non partire da zero ogni volta, ma a cercare di sfruttare ciò che già c'è in termini di librerie, di software a cui poterci appoggiare per risolvere i nostri problemi. Allora, strada facendo, cercheremo anche di allenarci ed andare a cercare le cose che ci possono piacere, conoscere, studiarle, capire come integrarle. Che è un po' lo skill dell'integratore software, che è sempre più importante che non il programmatore stesso. Vabbè, sui problemi reali l'ho già accennato, e di fatto saranno gli esempi su cui verterà tutto il resto. Ecco, l'ultima parola chiave che c'è su queste slide è quella dell'open source, perché ci teniamo
a usare degli strumenti che poi siano veramente liberamente utilizzabili da tutti e non con taroccamenti più o meno indiretti, e tutto sommato sono gli stessi strumenti che vengono usati in ambito professionale, quindi non ci stiamo togliendo nulla nel rinunciare a prodotti di tipo commerciale. Ok, vabbè, qui è un po' un riepilogo. Dove la parte, se vogliamo, importante è l'ultima frase, la parte nuova, o che vorrei ribadire. Questo corso, nonostante nelle premesse il problem solving, eccetera, somigli molto a un corso che usano, adesso non si può più dire nella terza facoltà, ma nel settore ICT, informatici, elettronici, un corso che si chiama algoritmi di programmazione, o qualcosa del genere, ne è cambiato il nome, ma... questo corso è totalmente diverso, per carità. L'algoritmo di ricerca su un grafo sarà lo stesso. Ma mentre quel corso è un corso di tipo molto più, non dico implementativo, di programmazione, diciamo, di basso livello, in cui si impara a costruire le strutture dati su cui lavorano gli algoritmi, quindi metà del corso degli informatici è andare a lottare con puntatori, memoria dinamica e cosette di questo genere, usando il linguaggio C, perché al secondo anno quel corso è collocato e quindi quello conoscono. Io qui ho insistito perché così non fosse, no? Nel senso che ci ho messo 2 anni, ma sono riuscito a far mettere questo mio corso dopo quello di Lamberti, dopo quello di programmazione oggetti, in modo da non essere costretto, no, a farvi del male, a farci del male, a dovervi insegnare i puntatori in C, la memoria dinamica, no, e passare le giornate a debuggare i problemi con i puntatori, che naturalmente sono una grossa grana, ma di bassissimo livello, che ci avrebbe portato via un mucchio di tempo senza permetterci di andare a affrontare due obiettivi, problemi realistici e applicazioni gradevoli o, diciamo così, moderne. Allora, per quello dicevo che questo corso è stato totalmente ripensato, costruendolo sopra programmazione oggetti. Quindi è un corso di algoritmi in cui le strutture dati le usiamo, cerchiamo di capire come funzionano, ma non ve le faremo mai implementare. Un albero bilanciato, per dire, che invece è la gemma dei temi d'esame degli informatici, no? Perché non avrete, essendo voi gestionali, non avrete bisogno di quel tipo di conoscenza della costruzione della struttura dati, ma invece vi serve molto di più l'utilizzo consapevole di perché, quando va usata quella soluzione, perché, quando è che è più efficiente, quando lo è meno, e quindi la uso. Ma qualcun altro l'ha fatta, più bravo di me l'ha fatta, l'ha ottimizzata, l'ha debuggata, funziona, la posso usare. Quindi là, dal punto di vista degli utenti. Chiaro che dovremo capire come funzionano, ma non vuol dire dovercelo implementare, no? Quindi questa è un po' la forte differenza e anche il tentativo di innovazione che cerchiamo di portare in questo corso. Ok, questo, la parte di marketing è finita. Vediamo come ci organizziamo. Allora, lo sapete, questo corso è fatto di, sono 10 crediti, quindi abbiamo 5 box in orario, no? 5 scatole da 1 ora e mezza. 3 di queste scatole sono in aula, lunedì mattina, l'ora della sveglia, e il martedì pomeriggio. Io le chiamo lezione ed esercitazione senza distinguere tra lezione ed esercitazione, nel senso che sono mescolate, non sono... Come molti di corsi, immagino anche i miei colleghi del settore dell'informatica, tu spieghi una cosa, fai l'esempio insieme, non riesci a distinguere, non vuoi neanche distinguere tra quello che è la parte teorica e la parte pratica, perché poi molte volte, molti argomenti si capiscono cominciando a fare e commentando ciò che facciamo. Quindi avere un approccio molto diretto di questo genere. Sì, ovviamente useremo le slide anche per avere una traccia scritta, ma molto lo faremo direttamente, diciamo così, a codice su tastiera. Di questa parte di lezioni, infatti mi vedete attaccato a un filo, registriamo, salvo problemi tecnici, registriamo tutti gli screencast, quindi troverete sul sito il video che contiene ciò che esce sul videoproiettore, quindi le slide, il compilatore, quello che useremo,
e l'audio ciarlante di chi di noi sta parlando. Quindi, come dicevo, salvo problemi tecnici, perché ci sono sempre, l'intenzione è quella di mettere a disposizione tutte le lezioni in questo formato. E poi c'è il laboratorio, che è 3 ore alla settimana, per ciascuna delle 2 squadre in cui siete divisi. Adesso poi parliamo tra un attimo delle squadre, dove in laboratorio si tendenzialmente verranno proposti degli esercizi di programmazione, ovviamente, relativi agli argomenti della settimana precedente. Il laboratorio, propriamente detto, inizierà la prossima settimana, lunedì prossimo alle 10, e si lavorerà sugli argomenti che vedremo oggi e domani. Okay? Le soluzioni ve le diamo, ma molto in ritardo. No? Nel senso che non vogliamo che voi aspettiate di vedere la soluzione di un esercizio per pensarci. No? Vi diamo la soluzione quando ormai nel corso parleremo di tutt'altro. La diamo perché comunque noi la facciamo, è giusto che la possiate vedere, però effettivamente il valore del laboratorio è che proviate a farle le cose. Poi magari ci arrivate al 100%, ci arrivate all'80%, al 70%, se avete delle difficoltà siamo lì per aiutarvi. Ma l'importante è proprio provare a risolvere in prima persona le cose, altrimenti guardando le soluzioni fatte da un altro è assolutamente inutile. Inutile dal punto di vista, non si impara nulla. Dopo che hai provato a farlo, ci sei riuscito o non ci sei riuscito, allora vedi come l'ha fatto un altro, allora magari ti vengono delle idee, perché sai già quali sono le domande. Altrimenti, quindi quello a cui ci tengo molto è che gli esercizi che vi proponiamo li facciate davvero, da soli, sul computer. Poi magari uno lo fa a casa perché non c'ha voglia di venire al lunedì o al mercoledì quando c'è il laboratorio presso il lab. A me non interessa. Quello che mi interessa, o nel vostro interesse che mi interessa, è che veramente ciascuno provi a farlo per sé. Quindi sedersi vicino all'amico bravo serve a niente. No? Serve l'amico, all'ego dell'amico, ma no, non a voi. Quindi è meglio un esercizio fatto il 30-40%, avete difficoltà, ci venite a chiedere, di ore di laboratorio per fortuna ce n'è un certo numero, piuttosto che non, diciamo così, viverla più passivamente. Non credo, adesso non so come vi abbiano abituato nei corsi precedenti, io non credo nell'utilità del dover consegnare le relazioni o la soluzione degli esercizi, eccetera. Cioè io sto insistendo sul fatto che voi facciate gli esercizi che vi proponiamo di laboratorio e magari anche di più, nel senso che poi se ti diverti a fare una cosa, provi a giocare con delle varianti, aggiungi, la applichi al tuo problema, ti viene in mente qualcos'altro, bene, giocateci pure, è il mio obiettivo. Però non vi chiedo di consegnare la relazione, di consegnare l'elaborato, di mandarmi a farmi l'upload del sorgente, eccetera, eccetera, no? Perché secondo me è un ragionamento di maturità, cui non mi sembra che sia utile a nessuno obbligarvi a un certo tipo di consegne che poi di fatto non potremo che guardare a livello estremamente superficiale, quindi non vi dà nessun feedback, e che poi stimolano se non altro la capacità di copiare e modificare qualcosa dal compagno che l'ha già fatto, quindi cioè, farvi perdere tempo in queste attività qua mi sembra del tutto inutile. Quindi sta a voi, diciamo così, utilizzare responsabilmente le attività che vi vengono proposte in laboratorio. Ok, per un'alchimia strana dell'orario che ci è stato segnato, queste sono le ore che già conoscete, per qualche motivo le prime ore di laboratorio sono etichettate come squadra 2 e le altre come squadra 1, va. Immagino che ci sia una ragione dovuta al fatto che le stesse squadre sono usate in altri corsi paralleli e quindi venisse meglio incastrare l'orario così. Mi hanno passato questo come orario e io inchinandomi lo accetto, così com'è. E quindi questo è, dovremo solo definire nomi e cognomi di chi è nella squadra 1 e di chi è nella squadra 2. Per poterci, ovviamente il laboratorio sarà presso il LEP che ben conoscete,
e almeno nella parte iniziale del corso sicuramente sarà necessario lavorare con due squadre separate. Adesso qua probabilmente a occhio non siete presenti tutti quelli iscritti al corso, però la capienza del laboratorio non ci permette di andare tutti insieme, almeno nelle prime settimane, dopodiché vediamo come viaggiamo, eventualmente se ritoccare questa organizzazione. Ma per ora teniamoci a quello che è l'orario. Le squadre, primo problema pratico, chi è la squadra 1 e chi è la squadra 2? Allora la domanda che vi faccio è: avete già degli altri corsi in cui eravate divisi in una cosa che si chiamava squadra 1 e squadra 2? Se non erano squilibrate, per pigrizia direi copiamo quelle. Quindi mi dite poi dove tagliava il cognome. Sì. Allora, a me chiaramente la divisione tra la prima e la seconda squadra non interessa minimamente. Il problema è quello di avere, diciamo così, una regola, un'organizzazione che permetta di non avere troppo sovraffollamento in laboratorio con poi la, diciamo, con conseguenza che non si riesce a lavorare in modo decente, non riusciamo a seguirvi, vi camminate sopra, oltre a problemi di sicurezza, eccetera. Adesso io non sapevo che il mercoledì aveste dei corsi sovrapposti, che non mi piace, perché c'è un orario, vabbè. Capisco l'esigenza, però io direi, pragmaticamente bisognerebbe valutarlo nei numeri questo, nel senso che se stiamo parlando di 5 persone che dovrebbero essere il mercoledì e vengono lunedì, non se ne accorge nessuno. Se stiamo parlando di fiumane invece, del tipo l'80% del corso, allora chiaramente non è applicabile. Io proverei a tagliare a metà corso, secondo come eravate già organizzati negli altri semestri, e eventualmente chiedere a chi avesse intenzione o la richiesta di spostarsi, no? Da un corso all'altro, magari, non dico di mandarmi una mail, se no mi arrivano 50 e mi incasino, diciamo, come si faceva 20 anni fa, facciamo girare un foglio o qualcosa del genere, così valutiamo un attimo i numeri, no? Vedere un attimo come affrontare la cosa, va bene? Per default, diciamo, usiamo il taglio alfabetico e se gli aggiustamenti sono minimi, per me va benissimo. È un problema, purtroppo per esperienza, che è delle prime settimane del corso. In generale, in tutti i corsi l'affluenza al laboratorio tende a essere una funzione decrescente del tempo, quindi... Però, giustamente, anche quella settimana dobbiamo affrontarlo. Ok, quindi rimane aperta questa divisione in attesa di avere informazioni quantitative sul problema. Senza i dati non si può decidere, ricordatevelo sempre. Ok, beh, sugli screencast abbiamo già parlato, sul sito del corso la pubblicazione la metteremo praticamente immediata, nel senso che tipicamente quando finisce la lezione o il giorno stesso o magari nel caso del martedì non passo dall'ufficio, quindi lo faccio il giorno dopo, quando mai entro il giorno dopo, di solito il screencast va sul sito. Di solito ricarico, tendo anche a fare una playlist su YouTube perché è più facile da guardare, cioè sul sito trovate il file da scaricare, non cercate di guardarlo direttamente sul sito perché non è un server pensato per far quello. Ve lo scaricate e ve lo guardate. Però a volte, così, alla buona, per guardarlo magari in mobilità è più comodo averlo su YouTube, io penso di caricarli anche lì, però di sicuro non tempestivamente, perché caricare è una gran palla, perché devi mettere tutti i dati, ci vuole del tempo. Non è stato pensato bene per fare caricamenti
in automatico. Vabbè, questo sapete già di che cosa si tratta. Questo tra l'altro nei confronti di chi, il problema che dicevi tu, potrebbe anche invertire i termini della questione, perché dici a me serve un orario compatto, non è detto che debba essere quello del lunedì, perché magari la lezione del lunedì me la guardo in Screencast e vado in azienda quello del lunedì mattina, sono più contenti, e poi vengo al laboratorio mercoledì, perché magari c'ho anche l'altro corso scelto. Cioè, no, ragionate, anche, cerchiamo anche, facciamo problem solving qua, quindi bisogna sempre analizzare lo spazio delle soluzioni. Vabbè, dicevamo, tutto il materiale lo troviamo su questo sito, che probabilmente molti di voi già hanno visitato, che è molto semplice, una pagina divisa in più sezioni, in cui c'è la parte, vabbè, scusate, la prima parte, nella prima pagina appena si apre riporto degli avvisi, no? In ordine cronologico inverso, quindi in alto ci sono sempre i più recenti. Per i più importanti ovviamente uso anche il portale della didattica che vi manda la mail, ma altrimenti per le cose più, diciamo così, meno urgenti o meno critiche, semplicemente mi limito ad aggiungere un avviso. Su questi avvisi qua, quando sarà poi ora, verranno poi anche pubblicati i risultati degli esami e cose di questo genere, no? Quindi normalmente si fa polli su quella. Sulla parte di informazioni è quella che dà le informazioni generali, diciamo quelle che sto raccontando adesso sul corso, quindi alla fine di oggi non ci servirà più. La parte programma è la più inutile perché ricopia la pagina sul portale della didattica, serve essenzialmente ai motori di ricerca questa pagina, e poi invece le parti diciamo così, operative sono le altre due, che qui ho chiamato materiale e registro, poi vedo se spezzare materiale in più parti, ma dove il materiale, dice il nome, contiene le slide, contiene in questo caso il link ai software che utilizzeremo, eventuali altri link che cercheremo via via di curare, di aggiungere man mano che parleremo di argomenti, e quindi di fatto tutto il materiale di studio o di lavoro. Sicuramente adesso non so ancora se lo metteremo nella stessa pagina materiale oppure faremo un'altra pagina laboratorio dove ci saranno tutti i testi, le soluzioni eccetera del laboratorio, quindi queste parti qua sono quelle parti diciamo più operative dove c'è il materiale di scambio. E poi c'è una parte registro che è una buona abitudine che ho scoperto un paio d'anni fa e cerco sempre di mantenere, che è quella di mantenere online il registro delle lezioni. Lo faccio principalmente per me, perché poi alla fine del corso, quando devo consegnare in presidenza il registro, ce l'ho già fatto e non devo andare a ricordarmi cosa avevo fatto quel giovedì mattina là. Ma già che lo faccio, mi costa zero farlo e mantenerlo condiviso con voi. Allora, in questa pagina registro c'è l'elenco delle lezioni, con gli argomenti, i docenti. Come tutte le pianificazioni, è più preciso al passato che non al futuro, nel senso che tendenzialmente cerchiamo di mettere gli argomenti che abbiamo svolto e di prevedere gli argomenti che svolgeremo, però chiaramente le lezioni previste, poi magari un argomento richiede più tempo, o ci sono state delle difficoltà o altro, e quindi possono cambiare, quindi non prendetelo come un impegno di legge che quel giorno per forza si fa quello. Tendenzialmente la nostra pianificazione sarà questa, cerchiamo di attenerci, ma con flessibilità, quindi deve essere uno strumento di aiuto reciproco, non rigido. E quindi via via che andremo avanti riempiremo queste caselle con gli argomenti che via via svolgeremo, cerchiamo di pianificare sempre un paio di settimane in anticipo con un certo livello di dettaglio, e così potete vedere e anche valutare, no? La vostra organizzazione del tempo. Le due colonne che sono vuote al momento dovrebbero contenere, conterranno, no? Il link, quella video agli screencast della lezione, quindi alla fine della lezione metto qua, lo carico e mettiamo il link da cui vi potete scaricare lo screencast, il filmato della lezione. E nel caso in cui nella lezione si sia fatto anche dell'attività pratica, degli esercizi, dei programmi, dei progettini, lì mettiamo il link scaricabile del progetto.
in modo che lo possiate guardare, eccetera. Tutto questo perché cercherei, no, di fare in modo che la vostra attenzione in aula sia sul ragionare su ciò che si sta dicendo e non sul fare attenzione a non perdere neanche una riga quando stiamo copiando, ricopiando dalle slide, no? Perché sarebbe abbastanza... Quindi noi vi diamo a disposizione tutto il materiale che abbiamo, lo condividiamo in modo più completo possibile, in modo che voi non dobbiate perdere tempo a ricopiare i punti e virgola, ma partecipare e interagire anche a livello mentale sugli argomenti che stiamo trattando. Dove eravamo? Qua. Ok, parlando di materiali, quali sono i materiali e i contenuti, no, che operativi? Allora, partiamo dal passo precedente, quali sono i prerequisiti? Quindi, dovrete averlo già capito dall'introduzione che ho fatto, qui il corso si fonda sulla programmazione oggetti. Riusciremo a fare certi tipi di cose solo perché useremo un linguaggio oggetti, no? Molte cose che faremo qua, se le avessimo dovuto lavorare in C, non saremmo mai riusciti a farle. Io e Giovanni abbiamo fatto per anni dei corsi, storicamente, di algoritmi, lavorando in C, però ti scontri, quando parli di astrazione, ti scontri, non dico molto presto, ma prima di presto, con le limitazioni del linguaggio, che non ti permettono di fare information hiding, non ti permettono di fare ereditarietà, non ti permettono di fare polimorfismo, grossi paroloni che avete sentito, programmazione oggetti, poi nella pratica vuol dire i generics in C non ci sono, e quindi devi fare una lista, devi fare 200 volte, copia e incolla e sbaglia, e quindi non si riesce a ragionare in termini di algoritmo quando poi in realtà i problemi pratici sono il codice. Quindi io qui non vi chiedo, non me ne frega niente se avete passato o non avete passato l'esame, che voto avete preso, no? Però quello che è necessario, altrimenti rischiate di perdere il passo rapidamente, è che abbiate una certa scioltezza, diciamo così, nella programmazione. La programmazione in Java, chiaramente. Allora, gli argomenti principali, sto pensando soprattutto a quello delle collection, verranno ripresi, riprendiamo dall'inizio, perché poi su questi si basa tutta la parte sulla struttura dei dati del corso. Quindi ci sono alcuni argomenti che in realtà erano già, diciamo, oggetto dell'esame, perché molti degli esercizi erano di gestione di strutture dati, però erano un po', diciamo così, isolati come esempi. Il pezzo di programma che ha queste n funzioni finisce lì. Mentre invece qui saranno la base poi per fare applicazioni complete. E l'altro, diciamo così, contenuto che ci serve è quello delle basi di dati. Perché dovendo lavorare... Allora, gli algoritmi, i problemi di ricerca, ottimizzazione, i problemi algoritmici sono importanti se la quantità di dati con cui hai a che fare è anch'essa importante, è rilevante. Se devo mettere in ordine alfabetico 5 parole, non è che ho bisogno di un computer. Se ne devo mettere in ordine 5 milioni, beh, magari se mi faccio aiutare. E se ne devo mettere in ordine 5 milioni, non posso pensare a questi 5 milioni di inserirli da tastiera, o mettere in un file di testo che poi non so come leggere, perché se c'è una parola con uno spazio e un carattere speciale in mezzo, a leggere il file si impalla, no? Si complica il codice. Le grandi quantità di dati, da 30 anni a questa parte, sono sempre nelle basi dati relazionali. E quindi ci agganceremo a quanto avete fatto nel corso di basi di dati, in cui avete fatto un paio di esercitazioni in PHP accedendo a una base dati MySQL. Quel paio di esercitazioni tenetela a mente, perché le andrete a riprendere sia con noi, in cui anziché fare in PHP vedremo come si fa in Java ad accedere ai contenuti di una base dati, fare delle query essenzialmente, e in realtà vi serviranno anche nel corso di LIOI, dove rifà il linguaggio PHP, però veramente più approfonditamente nel corso, e quindi sicuramente vi agganciate anche di lì, no? Tra questo corso e quello di oggi ci sono diversi paralleli, ci sono alcuni diversi argomenti, sia quello delle basi dati che quello dei fogli di stile, che vedremo in modo coordinato. Sappiamo che facciamo cose analoghe, ci parliamo e vediamo di non fare duplicati questo.
Quindi queste due cose sono, se volete sapere cosa ripassare, sicuramente sono queste due. Per aiutare il ripasso, non c'è scritto nelle slide, ma c'è scritto qua, quello che vi proporremmo oggi stesso, tanto per cominciare in modo morbido, è alla fine di questa lezione di trasferirci all'app, magari in due gruppi se non ci stiamo tutti, per fare un primo rapido, che ho chiamato test d'ingresso, ma non è la parola giusta, perché non è un test. Vi daremo, non spaventatevi, vi vogliamo proporre un testo di un esercizio, analogo e più semplice di quello che avevate nel corso di programmazione oggetti come esame. Vi chiederemo di provare a svolgere questo esercizio in un'ora, su carta, e di consegnarcelo in forma anonima. Cioè io non voglio dare voto a nessuno. No? Quando sarà ora sì, ma adesso no. Però ci serve, ci aiuta a capire, uso un termine brutto, qual è il vostro livello, no? Come vi trovate nei confronti di questi prerequisiti e in particolare quello della programmazione oggetti che è più importante, perché bisogna subito partire di lì. È anonimo, quindi se uno consegna in bianco va bene lo stesso, ma me lo consegni per favore, che così so quanti hanno consegnato in bianco. Ok? Se uno copia dal vicino, si fa del male, non serve a niente. No? Mi dà solo un'informazione sbagliata, allora dico, vabbè, allora nel corso vado più veloce perché sono tutti bravi e questo argomento non è da riprendere. No? Quindi, anonimo è per non... serve a voi come autovalutazione. Andiamo a riprendere queste cose, l'esame è appena finito, magari ci sono ancora le cose fresche in testa, magari sono cose che non ho capito, è il modo per ragionare sulle cose che non ho capito. E per noi, per capire quali argomenti vanno un pochino ripresi e quali no. Ok? Quindi quello che vi chiederemo è, vi sto chiedendo, è questa settimana non c'è il laboratorio, ma usiamo lo spazio del laboratorio oggi, prima squadra alle 10, la seconda squadra alle 11.30, perché non ci stiamo tutti insieme. Purtroppo avrei voluto prenotare un'aula grande in modo da poterla fare tutti insieme, ma prenotare le aule il primo giorno di lezione è impossibile. Materialmente, non me le danno, mi dicono no, le prime settimane di lezione le aule non te le faccio prenotare, quindi purtroppo dobbiamo giocare sul tempo e non sullo spazio. Ok? Ok, dicevo, sui materiali andiamo più veloce perché in realtà molto l'ho già detto. I due ingredienti principali per studiare sono il computer e il cervello, anzi il cervello e il computer, in quest'ordine. Mettersi lì, provare ad affrontare i problemi facendo programmi. Poi quello che facciamo noi in aula è cercare di aiutarvi, darvi gli spunti, darvi i problemi, darvi degli esempi di soluzioni e poi voi potete ragionarci. Da studiare, da sapere, c'è molto poco. Nell'ingegneria normalmente la conoscenza si distingue tra sapere e saper fare. Questo è un corso molto di saper fare. Però per saper fare alcune cose devi anche saperne altre, ma la componente teorica è strettamente funzionale a quella pratica, a quella ingegneristica, a quella progettuale. All'esame non andiamo a chiedere il teorema tal dei tali sull'ottimizzazione del grafo, né di fare sulla carta i cammini minimi su un grafo di 6 nodi fatto su esercizio, non serve a niente rispetto agli obiettivi del corso, e non in assoluto. Poi ovviamente oltre a questi due ingredienti c'è anche del materiale pratico, no? Cartaceo, le slide, dei libri, dei link, dei siti web, sono argomenti su cui per fortuna su internet c'è una marea di informazioni, la maggior parte delle quali incomprensibili, però lì in mezzo si riesce anche a trovare qualcosa di utile. Vabbè, per quanto riguarda il materiale che produciamo noi, principalmente ci sono le slide, testi di esercizi, eccetera. L'unica cosa che vi dico già subito, non chiedetemi, lo scrivono sempre sui questionari del corso, si possono avere le slide la settimana prima, se le avessi ben volentieri, no? Però quando va bene le ho il giorno prima. Quindi io appena ho finito le slide ve le metto sul sito. A volte l'appena finito significa all'una della sera prima, ecco, come oggi. Ma va bene. Quindi
in tempo per la lezione ce l'avete, perché se no non l'avrei neanch'io. Prima non ce la faccio, salvo eccezioni, per carità, però quando va bene a tutti, ma tendenzialmente, essendo appunto il corso nuovo costruito anche sulla base di feedback di come succede in aula, l'anno prossimo saranno più contenti forse, perché avranno uno storico. Vabbè, e poi tutti i file, tutti i progetti, ma questo l'abbiamo già detto. In termini di libri di testo, ma io qua ne ho elencati alcuni, ma che non sono il libro di testo. Non c'è. Io sono elencati quelli da cui sono sicuro che prenderò delle parti. In realtà quelli, diciamo, più pertinenti agli argomenti del corso sono quelli che sono elencati sulla riga di sopra. Questi sotto invece sono più, se vi serve, una sorta di ripasso di Java o di programmazione Java. Io li ho trovati molto piacevoli, molto anche divertenti in certi punti, facili da leggere, hanno una copertina un po' strana, anche dentro sono fatti in modo molto strano, molto discorsivo, molto pratico, ma nello stesso tempo non banalizzano e non fanno... Ci sono tanti libri tipo cookbook, no, di ricette, in cui trovi tantissimi esempi, paginate di codice, nessuna spiegazione, nessun concetto. Non servono a niente, a venderli sì, ma per apprendere no, perché se non ti serve fare esattamente quello per cui prendi il codice e lo copi, non hai, diciamo così, non ti dà gli strumenti concettuali per poterlo adattare a un problema diverso. Questi qui li trovate molto interessanti, quindi se vi serve un ripasso in modo anche più leggero da leggere, questi qui sono, ve li consiglio questi sotto. Poi diciamo così, i riferimenti bibliografici ci sono sul sito, forse ne manca ancora uno, devo aggiungerlo. Poi per la parte di JavaFX l'unico libro un po' approfondito è questo, non che sia bellissimo, ma è l'unico che abbiamo, per cui lo prendiamo. Sono tutti libri disponibili, io non li ho qua sulla scrivania, no? Tutti comprati in ebook. E in alcune parti anche prenderò da qua, scusate, questo, Pro JavaFX. È l'unico libro approfondito su JavaFX. Attenzione, se cercate documentazione, come diremo tra un attimo, o libri o testi o siti su JavaFX, attenzione che si parla di JavaFX 2 e non 1, perché è completamente diverso, è una bestia completamente diversa. JavaFX 1 è nato e morto senza che nessuno mai lo usasse. Questo invece è quello che useremo noi, almeno noi lo useremo, speriamo che non muoia. Poi per la parte di algoritmi, alcune parti le prenderemo da qua. Ecco, io ho cercato di, oltre al fatto che sono libri che dal punto di vista tecnico di solito sono fatti bene, quelli dell'editore online, che si chiama O'Reilly, non so come si pronunci l'irlandese stretto. Questo, vabbè, ci sono testi che sono in si possono comprare in cartaceo, alcuni di questi sono anche tradotti in italiano, ma la traduzione, oltre ad arrivare un anno e mezzo dopo, a volte lascia un po' a desiderare, specie su argomenti tecnici, ma soprattutto in formato elettronico sono molto più facili da consultare e anche dal punto di vista del prezzo. Nel senso che, proprio suggerimento, per cui io non mi sto facendo dei problemi a suggerirvi o segnalarvi vari libri, poi in realtà nessuno è indispensabile, perché come dicevo gli ingredienti principali sono altri due, però questi di questo editore sono particolarmente convenienti dal punto di vista del libro in formato elettronico, perché praticamente già il libro in formato elettronico ha un 30% di sconto reale rispetto al cartaceo, quindi magari un libro a 40-50 euro ve lo trovate a 28-30. Poi in realtà, se quando lo comprate sul sito, vi accorgete che in automatico vi applica una promozione 1 più 1. Quindi di fatto vi fa di default il 50% di sconto. Per cui uno si porta a casa con $15, no? Un libro in formato elettronico, di cui vi fanno scaricare tutti i formati, PDF, EPUB, MOBI, eccetera, tranne quello del Kindle che è proprietario, ma tutti gli altri formati, senza nessuna protezione. Quindi non è che come a volte puoi scaricare il PDF ma non lo puoi stampare, non puoi fare copia e incolla, no, lì sono formati totalmente privi di protezione, tutti.
Quindi da questo punto di vista, secondo me è anche corretto, loro operano correttamente. Vi aggiungo ancora una cosa, che rimanendo sempre nel legale, il fatto che siano privi di protezione non vuol dire che sia lecito distribuirli, sul condividerli non lo so, bisognerebbe leggere la parte legale, ma questo editore sta facendo un'offerta, ma da parecchio credo che sia, che dice che se tu dichiari di avere il libro cartaceo, l'upgrade alla versione elettronica di qualunque libro costa $5. Che meno di così. Quindi questa paccata qua, se uno vuole, se la porta a casa con $20, sono €18. Quindi non lo dico adesso per il corso, non dico andate a comprarli, non sto facendo pubblicità a nessuno. Consideratelo, se avete bisogno poi, ma piuttosto di andare a farvi salassare da qualche testo di nicchia scritto in italiano da persone che non sa bene chi, ci sono degli editori, non solo questo, ma ci sono degli editori che fanno una politica seria di incentivazione del libro elettronico. E non come altri editori che magari hanno il libro elettronico allo stesso prezzo del cartaceo, ma mi stai prendendo per i fondelli, no? E quindi io, se devo cercare, cerco prima in questo editore, poi in altri, sappiate, e per quello non mi sono fatto problemi a segnalare più libri, sapendo che l'ostacolo non è che non sono libri da 50-60 euro a botta se uno li vuole comprare, sono libri da $5 a botta. Vabbè, oltre a questo c'è una serie di strumenti che sono i software che useremo. JavaFX è incluso dentro Java 7, useremo Eclipse per programmare con un paio di estensioni, ma questo entreremo più in dettaglio quando, diciamo, ci avvicineremo al laboratorio. Useremo MySQL, qui ho indicato grosso modo gli strumenti da scaricare che sono anche presenti, sono anche descritti sul sito dove ci sono anche i link da cui scaricarli. Vabbè, una slide, una sull'esame. Viste tutte le premesse, l'esame non potrà che essere una prova di programmazione, da svolgersi in laboratorio. Adesso stiamo cercando di capire un po' le modalità pratiche per svolgere questa prova, se usare lo stesso meccanismo che avete usato a programmazione oggetti. Devo capire se ha funzionato bene, se ha creato le criticità o no. Ma l'obiettivo è questo. Nessuna parte, diciamo così, teorica di tipo domandine, né una parte orale, perché il grosso del corso è prendere un problema, affrontarlo e risolverlo. L'orale è come sempre di legge, se qualcuno lo richiede io gli devo dire di sì, se non è insufficiente gravemente, che non servirebbe a niente, o in casi di dubbi sulla paternità, dubbi eventualmente nostri in fase di correzione sulla paternità di quanto scritto. Ma queste sono norme. Produrrò una paginetta con le regole d'esame scritte bene in italiano per esteso. Il concetto di base è: ci prepariamo per un esame di laboratorio, in cui poi troveremo il modo tecnico. L'idea è quella che voi possiate portarvi dietro ciò che avete fatto durante il corso. Quindi il risultato delle esercitazioni di laboratorio è materiale che potrete usare all'esame. Sul discorso tesine e lavori di gruppo, l'ho messo col punto interrogativo, nel senso che, visto il numero di studenti, diventerebbe forse difficile da gestire. Quindi siamo un po' perplessi. Chiaramente sarebbe una iniziativa interessante per chi ha voglia di cimentarsi un pochino di più. Io però lo lascio col punto interrogativo, se c'è un certo interesse da parte vostra me lo fate sapere e vediamo come inserirle, diciamo, nelle modalità d'esame, altrimenti invece rimarrei solamente sulla parte scritta, anche perché col tirocinio, la laurea vicina, gli altri impegni, non vorrei darvi un carico in più al di fuori del semestre, perché questo è già un semestre abbastanza complicato di suo. Però se c'è interesse me lo dite e noi lo valutiamo. Ok. Chiudo solo la porta un secondo.
Allora, ci sono dubbi, domande su questa parte? Se no cominciamo a vedere qualche flash più sui contenuti tecnici nel quarto d'ora che ci rimane. No? Verranno dopo. Ok. Allora, cominciamo a entrare nel vivo. Allora, la prima settimana, come dicevo, la dedichiamo a JavaFX, scritto JavaFX, ma pronunciato come effetti, FX. Qualche flash nel poco tempo che abbiamo, poi chiaramente domani le 3 ore saranno tutte dedicate a questo argomento e il laboratorio della settimana prossima pure. Di che cosa si tratta? Beh, interfacce grafiche in Java si è sempre potuto farle, ma è sempre stato molto macchinoso, complesso e dai risultati poco soddisfacenti. Le prime versioni di Java avevano un toolkit grafico che si chiamava AVT, che era abbastanza orrendo e lento e macchinoso. Voi avete probabilmente visto qualcosa di Swing nel corso precedente, qualcosa, perché se non ricordo male dovreste aver avuto forse una o due lezioni giù di lì, che è molto potente, è di fatto la libreria più utilizzata al momento in Java per fare interfacce grafiche, ma è molto pesante. Pesante dal punto di vista della programmazione, perché devi conoscere abbastanza in dettaglio il meccanismo di multithreading, la sincronizzazione, per non fare cose sbagliate. E l'effetto grafico, visuale, la serie di controlli nativi è abbastanza povero. Per cui si ha magari un'interfaccia che sì, funziona, non è molto carina, ma è costato molto sangue costruirla. Il vantaggio di Swing è che ci sono diversi tool grafici che ti permettono di costruire l'interfaccia e moltissime librerie di componenti, di widget che puoi utilizzare anche di terze parti che non sono quelli nativi, diciamo così, forniti insieme al JDK della Sun. Però qua non... Il focus non è tanto sull'approfondire la programmazione di interfacce, ma sull'avere uno strumento possibilmente rapido, nel senso che non ci faccia portare via la costruzione dell'interfaccia grafica, non vorrei che mi portasse via l'80% del tempo. Vorrei che l'80% del tempo fosse dedicato all'algoritmo e in un 20% ci faccia un'interfaccia grafica che mi permette di farlo partire e vedere cosa sta facendo. E Swing, da questo punto di vista, diciamo così, della rapidità di sviluppo, sicuramente non brilla. Ci sono anche altri framework alternativi, tipo l'SVT, che è quello che usa Eclipse internamente. Eclipse non usa lo Swing, gli sviluppatori di Eclipse si sono costruiti una libreria grafica indipendente, però di nuovo è abbastanza bel mattone, no, da digerire. E queste sono, diciamo così, toolkit grafici basati, costruiti, sono cresciuti insieme al linguaggio, insieme a Java, insieme alla filosofia Java, e come tali sono molto, diciamo così, aperti, estensibili, integrati, aperti anche al mondo enterprise, diciamo, anche, e quindi molta della quella complessità di programmazione deriva dalla loro potenza, dalla capacità di fare cose anche molto potenti. Ecco, in un universo parallelo a questo, c'era tutto il mondo del web che ha inventato, tutte le tecnologie web hanno inventato dei modi molto più rapidi, snelli e veloci per fare interfaccia utente. Cioè oggi se io dovessi fare un form per inserire 3 dati, se lo faccio in HTML e PHP ci metto un quarto d'ora, se lo faccio in Swing ci metto 3 ore. Poi per carità, in HTML, PHP, poi se devo fare attenzione alla security, alla validazione dei dati, eccetera, eccetera, ci metto anche lì 3 ore, no? Però per avere qualcosa di rapido, come serve a noi, ci sono tecnologie che funzionano meglio. Allora, i progettisti della Sun, si chiamava Sun prima che venisse acquistata da Oracle, i genitori di Java, hanno riconosciuto questo problema e hanno cominciato a pensare, a studiare un nuovo framework grafico di nuova concezione, che fosse anche adatto a uno sviluppo rapido e
in cui fosse relativamente facile avere anche dei risultati visivamente piacevoli, no? Che facessero vedere che l'applicazione non è del secolo scorso, ma è stata fatta nel 2013, quindi facili da stilizzare, colorare, l'ombreggiatura, sfumature, tutte queste cosette qua che fanno tanto moderno. C'è stato un primo tentativo, che si chiamava JavaFX 1, in cui hanno progettato un linguaggio di scripting nuovo, quindi un linguaggio nuovo in cui descrivere gli elementi dell'interfaccia utente, ai quali poter iniettare, aggiungere dei frammenti di codice Java che potevano essere eseguiti quando l'utente andava su qualcuno di questi elementi. Questo approccio, JavaFX 1, ormai è stato chiuso, la Oracle stessa l'ha deprecato, dice vabbè, non supportiamo più, perché era troppo specifico, avere quel linguaggio lì in cui potevi fare solo tutto in quel linguaggio, lo potevi legare solamente a Java, non ad altri linguaggi, quindi era molto limitato come approccio. Quindi hanno ripensato, riprogettato tutto e sono arrivati a quello che usiamo noi, che si chiama JavaFX 2. Adesso siamo a 2.2 punto qualcosa come versione. Riprogettato tenendo valide le idee buone. La prima idea è: non inventiamoci altri linguaggi, che uno per programmare un'interfaccia grafica deve anche imparare un altro linguaggio in più. No, l'interfaccia grafica si fa in Java, come in Swing. In Swing create i JPanel, i JText, i J tutto quel che volete, creando oggetti Java e agganciandoli l'uno all'altro. Poi avete paginate di cose che, se uno deve capire che cosa c'è, gli viene mal di testa, ma perlomeno è un API, una serie di funzioni Java per creare elementi dell'interfaccia utente. JavaFX 2 usa questa filosofia. Fatemi dire, la usa a un livello di astrazione superiore. Cioè il numero di ammenicoli che dovete creare, state facendo, è molto minore rispetto al caso di Swing. Quindi il tempo di sviluppo è anche molto minore. In più, si sono inventati anche un linguaggio, ma non è che si sono inventati un linguaggio nuovo, hanno usato XML per rappresentare le stesse cose. Quindi noi abbiamo la scelta, impareremo a fare entrambe, prediligeremo la seconda, tra costruire elementi di interfaccia grafica creando oggetti Java e concatenandoli, oppure scrivendo un file XML in cui annidati tra di loro ci sono i vari border layout con dentro il text, con dentro il button, eccetera, eccetera. Essendo un file XML ci sono anche tool, cioè uno principalmente, tool grafici per permetterti di disegnarlo in modo interattivo. E quindi riusciremo veramente posizionando graficamente gli elementi su uno schermo, su un'interfaccia grafica, a generare questo XML, il quale con un metodo semplicemente fxmlloader.load legge questo file e mi genera tutti gli oggetti. Quindi creare un'interfaccia anche complessa diventa un lavoro molto più diretto. E dopodiché ho degli oggetti Java con cui posso interagire, quindi non ho più un altro linguaggio in cui andare a registrare gli eventi, che era macchinoso. Per quanto riguarda i widget, gli elementi grafici, per quanto riguarda l'aspetto grafico, l'aspetto visivo, anziché inventarsi cose nuove, hanno copiato i fogli di stile. No? Magari avete già sentito parlare che nell'ambito web tutto il layout e l'apparenza grafica, quindi colori, font, dimensioni, allineamenti, impaginazione, eccetera, eccetera, sono definiti attraverso i fogli di stile, CSS, Cascading Style Sheets. No? Quindi le vedremo sia qua che nel corso di IOI questi argomenti, perché di fatto è la tecnica standard delle tecnologie web. Hanno usato XML proprio perché XML, essendo legato all'HTML delle tecnologie web, si incastra bene con i fogli di stile. Per cui nel file XML, che si chiama FXML, definiremo quali sono gli elementi che vogliamo. E poi, se vogliamo, ci applichiamo un foglio di stile che li colora, li dimensiona, fa le sfumature, le ombreggiature, eccetera, eccetera, tutto quanto serve per renderlo anche visivamente più piacevole e più moderno. Con un costo abbastanza ridotto, perché lo puoi fare anche dopo, a posteriori, a parte, separatamente, incrementalmente, mentre dall'altra parte stai andando avanti con l'algoritmo. Quindi questa segmentazione ci fa bene. E poi, vabbè, la programmazione è basata sicuramente sul concetto di gestione degli eventi, quindi una volta che ho disegnato l'interfaccia ce l'ho, viene visualizzata, poi ci devo interagire, scrivere delle cose, schiacciare i bottoni, spostare delle levette.
Ogni volta che l'utente fa qualcosa sull'interfaccia, il programma può avere la sua da dire. L'applicazione dice sì, se schiacci quel bottone io ti faccio questo calcolo. Questo avviene normalmente attraverso il meccanismo degli eventi, quindi io registro, anche qui Swing ce l'aveva già questo, no? Qua mi sembra un pochino più semplice da fare, registro dei gestori di eventi, quindi dei metodi, che vengono chiamati quando l'utente fa una certa azione su un certo oggetto. Continua a esserci, ma in più c'è anche un meccanismo più semplificato, che è quello, lo impareremo, si chiama dei bindings, in cui a livello dichiarativo, con una riga sola di codice, dico guarda che in questa, che ne so, casella di testo ci deve finire lo stesso valore che arriva da quella variabile. E tutte le volte che quella variabile si aggiorna, in automatico lui va a aggiornare la casella di testo. Quindi molta delle gestioni degli eventi, che era semplicemente ricopiare dati o ricopiarli riformattando di modo leggermente diverso, adesso è totalmente automatizzata. La fa già completamente il framework. Allora, questi sono vantaggi che nel pensare a questo corso ci hanno fatti propendere per dire, beh, prendiamo JavaFX 2, che è una tecnologia ancora emergente, non è ancora matura, non c'è ancora moltissimo. Quindi non ci sono moltissimi testi, non ci sono moltissimi esempi, non ci sono ancora molte librerie di componenti rispetto a Swing. Però per i nostri scopi mi sembrava molto più snella. Poi c'è anche la dichiarazione della Oracle che dice che in futuro vorrà portare Swing in stato di deprecated, quindi tecnologia non più supportata, a favore, per spingere JavaFX 2, che dovrebbe essere nel loro piano, nella loro roadmap, il nuovo modo di fare interfacce grafiche. Dopodiché nessuno può saperlo, nel senso che quella è la loro spinta, no, delle loro scelte strategiche. Il futuro non lo conosciamo. In ogni caso, sicuramente dal punto di vista della produttività per fare applicazioni di un certo tipo, ci sembra abbastanza adeguato. Ma questo saltiamo perché non è... Ecco, volevo solo farvi vedere, ma proprio a livello di flash, poi lo riprendiamo bene domani, il fatto che in JavaFX ci sono già molti componenti già pronti, anche a un livello già predefiniti. Questo è l'elenco dei controlli predefiniti, in cui hai sicuramente la casella di testo, ma hai anche il menu a scomparsa, hai la tendina, hai i bottoni testuali, i grafici, eccetera, eccetera, le barre di progresso, i bottoni, gli slider, cioè di fatto tutti i componenti a cui siamo abituati, i tab, no, le varie linguette, cose che chiaramente puoi fare anche in Swing, ma richiedono un po' di lavoro in più, no? Oppure librerie aggiuntive, mentre qua sono già componenti nativi e quindi la GUI, l'editor grafico ti permette già di crearli. Il progress indicator, vedete che può avere aspetti visuali anche molto diversi, ma viene visto e programmato nello stesso modo. Non solo, vabbè, questo dice, mi risparmio un po' di lavoro e ho dei bottoni che sono un pochino più carini da vedere, questo non, di per sé non... Le capacità di layout sono grosso modo le stesse, si parte dal border pane per cose simili, ma questo, dicevo, domani li affrontiamo con più calma, ma soprattutto abbiamo già predefiniti dei nodi di tipo chart, tipo grafico. Cioè, con tre righe di codice, tu fai un grafico di questo genere, in cui lui applica per default i colori, gli assi, le etichette, eccetera, e tu devi semplicemente passare la tabella dei dati. E questo per noi che faremo algoritmi di ottimizzazione sarà molto utile, perché tu nel momento in cui l'algoritmo gira, quindi lo fai partire, magari gira per un'ora o giù di lì, cosa sta facendo non lo so. Allora, hai voglia system.out.println a riempire la console che dice ho trovato questo, ho trovato quest'altro, non capisci niente perché scorre troppo in fretta e non riesci a leggerlo. Avere un grafico in cui ti fa vedere l'andamento, che ne so, delle soluzioni che ha trovato, del numero di nodi che ha esplorato, del valore della soluzione ottima che ha trovato, che ti si aggiorna in tempo reale, è tutta un'altra cosa. No? Ti permette anche magari di decidere, ok, adesso fermati perché quella soluzione che hai trovato mi va già bene, oppure vedo che non stai trovando nulla, quindi devo modificare qualcosa. Quindi questo ci servirà parecchio, no? Poter anche vedere cosa fa l'algoritmo, perché il problema degli algoritmi è anche questo, loro lavorano
tirano fuori un risultato, ma abbiamo capito cosa è successo nel frattempo? Spesso no. E questo cercheremo di aiutarci anche con la potenza grafica di questa libreria. Meno 5, direi di fermarci. Ci spostiamo all'app, la prima metà dell'alfabeto, squadra 1, mentre per la squadra 2 chiederei di venire alle 11:30.